Sì, è un momento veramente felice, anche perché vede il mondo della sanità e il mondo della scuola, dell'istruzione, in stretto rapporto, finalmente. E gli allievi di questo istituto da 3 anni si stanno interessando della dieta mediterranea, proprio perché saranno i futuri chef del domani. E la dieta mediterranea è veramente qualcosa di sorprendentemente interessante, proprio per la semplicità e per la ricerca dell'essenza dei sapori. Quindi noi siamo in una società dove l'arricchimento eccessivo, e dall'Homo sapiens si è passato all'Homo videns, e quindi questi piatti necessariamente li vediamo attraverso trasmissioni televisive o presso i nostri ristoranti, sono fin troppo elaborati e molto spesso si perde il sapore vero della pietanza. E noi siamo invece proprio per la preparazione di cibi che si senta l'essenza del sapore, che si senta veramente quello che una volta assaporavamo grazie alla cucina molto esperta delle nostre nonne, e quindi è un po' alla ricerca di quei sapori lì. Io credo che sia vincente, perché il troppo guasta. Io ho parlato della moda che c'è di escludere molti alimenti, che è un po' determinata e determinante sul mercato. Questo riguarda soprattutto alcuni cibi per noi comuni, propri della dieta mediterranea, che rischiamo che vengano demonizzati per motivi non molto chiari. Per esempio il latte e i suoi derivati, per esempio il grano perché contiene il glutine. E quindi ho dimostrato in questa relazione che nel mondo c'è questa percezione che questi cibi siano diventati tossici e che ci sia nei confronti di questi cibi una diffusa allergia o intolleranza, senza che per questo ci siano in realtà delle basi scientifiche. Qual è l'effetto? L'effetto è che fare una dieta senza latte derivati e senza glutine è una dieta molto costosa, non ha in termini economici, ma noi probabilmente pensiamo che sia costosa anche in termini di salute generale, cioè che stiamo perdendo degli alimenti che sono importanti per la nostra salute, per le nostre ossa, per il benessere del nostro intestino. In realtà noi per il momento sappiamo che i celiaci non devono assolutamente mangiare neanche la più piccola traccia di glutine, devono cercare di fare il possibile perché la loro dieta sia davvero senza glutine, ma questo non è vero per esempio per il lattosio. Tracce di lattosio contenute nei farmaci o anche contenute in prodotti commerciali come biscotti non dovrebbero nella stragrande maggioranza dei casi essere responsabili dei sintomi. La verità è che esistono tanti sintomi anche per una cattiva alimentazione un po' in generale. Sappiamo che l'obesità è in aumento, sappiamo che forse mangiamo davvero troppi carboidrati, mangiamo troppo in generale, mangiamo di fretta, mastichiamo male, mangiamo ad orari scombinati, e quindi io direi che prima di eliminare un alimento sarebbe bene fare un po' un reset della propria vita e delle proprie abitudini alimentari e poi rivolgersi a un esperto, che sia un medico soprattutto, allergologo o un gastroenterologo se si sospetta un'intolleranza alimentare, perché così si è guidati nella scelta dei test precisi per capire se è veramente una intollerante. Se io levo il grano, il glutine, poi dopo mesi non posso fare i test per la celiachia, perché questi anticorpi che sono nel sangue saranno scomparsi per la dieta e quindi non saprò mai la verità, non saprò mai se sono celiaco o meno. L'idea nasce sempre dal fatto di, come consiglio, di leggere le etichette, quindi leggendo l'etichetta della classica Nutella per la conservazione ci sono gli oli di palma che abbiamo parlato prima come killer. Noi per rendere una ricetta naturale prendiamo cioccolato, nocciole e olio extravergine d'oliva. Chiaramente non ha una lunga conservazione, però noi la facciamo anche al momento, anche con 20 giorni, un mese di conservazione, e abbiamo una Nutella, una crema da spalmare, non chiamiamola Nutella, naturale, genuina. Quindi chiunque cerca insomma una crema naturale che non contenga olio di palma può venire nella sua pasticceria e la troverà. Certo, certo, sì, una cioccolata con nocciole, più naturale di così, non avrai chiaramente il gusto, anche se si avvicina, perché la ricetta poi della Nutella è segreta, come, però le nocciole sono quelle di base, la cioccolata, quindi abbiamo nocciole e cioccolata.
Per nutraceutico si intende l'estratto di una sostanza naturale che viene somministrato in una forma farmaceutica, quindi sotto forma di una compressa, di una pillola, di un fialoide, e che esplichi un effetto benefico nei riguardi di una determinata condizione. Nello specifico, nella sua relazione parla quindi anche delle patologie infiammatorie dell'intestino. Sì, le patologie infiammatorie dell'intestino, mi riferisco fondamentalmente a due malattie che sono la colite ulcerosa e la malattia di Crohn, e noi abbiamo fatto degli studi con un nutraceutico derivato dalla mela annurca, che è una mela tipicamente campana, estratti quindi ricchi in antiossidanti che accelerano la guarigione in animali da esperimento del danno indotto da sostanze chimiche a livello dell'intestino. Quindi un semplice alimento come la melannurca può avere, insomma, degli effetti positivi. Certo, però non vorrei nemmeno banalizzare o limitare la cosa alla semplice mela. Sicuramente una dieta, e non finirò mai di stressarlo, una dieta ricca in frutta, vegetali, quindi ricca nel somministrare, nel procurare un grande introito di sostanze antiossidanti, ha degli effetti benefici non solo limitatamente alla patologia infiammatoria dell'intestino, ma anche, e mi riferisco soprattutto ad altre patologie tipo quelle neoplastiche.